Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e benvenuti per questa nuova diretta di Spazio Aperto. Con voi come sempre Antonella Intranò, saluto la regia centrale Rosario da Treviso. Ciao Rosario. Ciao, buonasera, buonasera, buonasera. Saluto Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo. Ciao, 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 buonasera a tutti. E salutiamo come sempre Marco Grilli, portavoce di Alternativa Friuli Venezia Giulia. Ciao Marco, ben trovato. Buonasera a tutti quanti, bentrovati anche voi. Un saluto a Ugo che ci accompagna con la regia da Modena e accogliamo la nostra prima ospite del pomeriggio, Silvia Donghia, redattrice del Fatto Quotidiano. Ciao Silvia, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Antonella, buonasera a tutti, grazie a voi. A brevissimo con te faremo un attimo il punto su quella che è la situazione a Roma e alla sua amministrazione. Per il momento passiamo rapidamente la linea a Massimo Bonella per la rassegna stampa, di seguito a Rosario Moreno per i saluti al network. Prego Massimo. Grazie Antonella, alle 18.33 prendiamo la linea da Venezia, da Radio Favaro Veneto, dunque radiofavoreveneto.it del circuito Radio Saius. Ecco, la notizia che emerge è la seguente: mafie. Le mafie sparano meno ma corrompono di più, è la corruzione l'arma privilegiata dell''ndrangheta e delle nuove mafie, quindi combattere la corruzione significa combattere anche la criminalità organizzata, così il presidente della commissione antimafia Bindi a margine di un convegno in Calabria. Anche se la guerra non è vinta, il nemico è stato ridimensionato, ha aggiunto. L'Italia si è attrezzata con una legislazione rigorosa, l'Europa meno di noi e per questo le mafie migrano, occorrono strumenti globali per batterle. Ecco, su questo magari, su questa notizia meriterebbe un approfondimento, un dibattito anche nella trasmissione delle 22 che appunto è specifica su temi di antimafia. Alle 18.34 non vorrei rubarvi altri minuti, vi restituisco subito la linea, so che avete degli ospiti molto importanti. Un saluto all'ultima radio che è entrata a far parte del circuito Radio Science, vale a dire a Modena Noi, e a questo punto la linea torna a Rosario, la regia centrale. Noi ci stiamo al termine per eventuali aggiornamenti. È tutto da Venezia per il momento. Grazie Massimo, scusa, mi stavo dicendo grazie Marco, ma Massimo, buonasera a tutti quanti. Allora, velocemente ricordo che questa trasmissione, come tutte le nostre trasmissioni in diretta, vanno a reti unificate su sette web radio che sono Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Val di Chiana dalla Val di Chiana e Modena Noi Radio sempre da Modena. Potete usare la nostra chat che è presente su tutti i siti del network, quindi ovunque voi troviate dei nostri siti potete scrivere, noi vi leggiamo tranquillamente. Per quanto riguarda la Web TV, stiamo andando in onda sia sul canale YouTube che su radiosaius.it. Antonella, con questo è tutto, ti giro subito la linea. Grazie Rosario, e naturalmente siamo in attesa di collegarci anche con Giorgio Bongiovanni, il direttore di Antimafia 2000, che sarà questo pomeriggio con noi in trasmissione. Per intanto Silvia, ecco, cominciamo subito con te, cominciamo col capire che cosa sta avvenendo a Roma dopo un primo momento di, verrebbe da dire, confusione, insomma, sembra che sia accaduto un po' di tutto, un'aggiunta parecchio chiacchierata con tanti problemi. Il sindaco Raggi che ha dovuto prendere in mano una situazione decisamente difficile. E quindi ci è arrivata l'immagine di una capitale in difficoltà, che forse è anche un po', così il riflesso di una nazione in difficoltà. Che situazione c'è adesso a Roma? Che sembra le cose si siano un po' tranquillizzate. Te lo chiedo tanto da giornalista quanto da cittadina romana. Ma guarda Antonella, dicevi bene una cosa, questa è una città ed è una capitale in grande difficoltà, difficoltà che sicuramente non è partita pochi mesi fa quando la sindaca Raggi è stata eletta,
Ma è una difficoltà che nasce da anni di un cattivo governo della città, e mi riferisco in particolare alla giunta dell'ultimo sindaco Alemanno, che ha lasciato la città in una situazione abbastanza complicata. Parlo soprattutto delle cose spicciole, perché i romani, a differenza di quanto si possa pensare, sono alle prese quotidiane con problemi direi elementari di gestione della città. Mi riferisco alle buche nell'asfalto, mi riferisco ai mezzi pubblici che non funzionano, mi riferisco in particolare alla situazione dei rifiuti, perché purtroppo Roma sta vivendo, ma non veramente da pochi mesi, sta vivendo da qualche anno a questa parte, una situazione relativa all'immondizia nelle strade che veramente ricorda brutte immagini degli anni 90 e del sud degli anni 90. La sindaca Raggi ha ereditato quindi una situazione molto pesante, una città sconvolta quantomeno a livello politico da quella che è stata l'inchiesta su Mafia Capitale, e ha ereditato una serie di problemi. Di certo i primi anni della giunta non i primi mesi, scusate, della giunta non sono stati di semplice definizione, diciamo così, per usare un eufemismo, nel senso che la sindaca ha avuto grande difficoltà a formare una giunta. Probabilmente ecco, un politico di lungo corso avrebbe presentato la giunta un giorno prima del voto. In questo i grillini ormai abbiamo imparato a conoscerli, per cui hanno prima avuto come dire, il palazzo del comune in mano e poi hanno deciso di formare una giunta. E certo i criteri con cui vengono formate le giunte grilline non sono i criteri normali, insomma abbiamo bisogno di persone specchiate, questo dicono loro, i regolamenti sono molto rigidi, li conosciamo, e quindi questo ha generato una grande confusione soprattutto all'inizio, assessori che entravano e uscivano, questa giunta ballerina che non si sapeva fino in fondo da chi fosse composta. Adesso sembrerebbe che la situazione abbia preso quantomeno una piega diversa e che forse la giunta abbia potuto cominciare a lavorare. È chiaro che su tutto questo pende il giudizio della magistratura, nel senso che l'ultima questione abbastanza importante che la sindaca Raggi deve tenere in considerazione è quella dell'assessore Muraro, che è l'assessore che si occupa di rifiuti e che è al centro di un'inchiesta della Procura di Roma. Ora, è di oggi la notizia, l'abbiamo letto sul Fatto Quotidiano e su altri giornali, che l'ipotesi accusatoria di abuso d'ufficio sta cadendo probabilmente nei confronti della Muraro, e questo perché esiste un groviglio di norme prima approvate, poi disapprovate, mi verrebbe da dire, per esempio la legge del 2011 che è stata poi bocciata da una sentenza della Corte Costituzionale nel 2013, insomma un groviglio di norme che farebbe cadere la accusa di abuso d'ufficio, in particolare era quella relativa alle nomine interne all'azienda dei rifiuti, cioè l'AMA, per cui avrebbero dovuto nominare dei dirigenti interni prima di sceglierli fuori. Ricordiamo che l'assessora Muraro è indagata insieme ai due ex direttori generali dell'AMA, cioè Franco Panzironi e Giovanni Fiscon. Proprio perché questa norma pare che non sia mai entrata in vigore realmente, potrebbe cadere l'accusa di abuso d'ufficio, per cui rimarrebbero soltanto le violazioni ambientali, che sono un reato contravvenzionale, insomma. Questo probabilmente in tempi rapidi si definirà questa cosa, e probabilmente, anzi, i romani si augurano che molto rapidamente venga presa in mano la città, perché da fare veramente ce n'è tanto, e basta insomma anche fare i turisti per due giorni a Roma e rendersi conto dello sfacelo assoluto in cui è ridotta questa città. Ribadisco, non colpa della sindaca Raggi, ma è giusto che adesso si cominci a lavorare e fare sul serio per risolvere i problemi elementari, lo ribadisco, non stiamo parlando di massimi sistemi, ma risolvere i problemi elementari di Roma e dei cittadini, anche perché questo la rilancerebbe agli occhi del mondo. Certo, non sarebbe abbastanza ingenuo pensare, comunque, attribuire alla sindaca insediata da pochissimo la responsabilità di una situazione così grave, ma tutto questo accanimento mediatico, perché insomma, diciamolo, è vero, Roma è la capitale della nazione, sicuramente quello del sindaco non è un ruolo qualunque, verrebbe da dire, ma non trovi che ci sia stato
un eccessivo attenzionamento rispetto all'insediamento di questa giunta, che probabilmente nessuno si aspettava. Probabilmente qualcuno si aspettava di vedere il solito nome del PD piuttosto che di altri schieramenti. Probabilmente è stato un colpo, una destabilizzazione per il sistema costituito. Ma guarda, Antonella, probabilmente non se lo aspettava soltanto il PD, nel senso, o forse neanche, nel senso che si sapeva da mesi che la città era persa da questo punto di vista, dal punto di vista del Partito Democratico, proprio perché gli ultimi mesi, ma anche proprio tutta la giunta Marino e l'operato di Marino sono stati attaccati talmente tanto anche dallo stesso Partito Democratico che poi l'ha fatto cadere, che la città era data per persa e bastava andare in giro nei parchi e sentire gli anziani sulle panchine che dicevano io voto 5 Stelle, perché era una scelta di protesta. Quello di Roma è stato essenzialmente un voto di protesta anche di una città che diciamo è abbastanza di sinistra, quanto il concetto di sinistra adesso mi fa sorridere, che però ha deciso di andare contro quello che è stato l'operato del Partito Democratico negli ultimi anni a Roma e che ha contribuito a lasciare la città in queste condizioni. Quindi diciamo che ce lo si aspettava. Certo, è vero quello che dici tu, che c'è stato un accanimento mediatico nei confronti della Giunta 5 Stelle. In parte è prevedibile anche questo, però, perché è chiaro che Roma è una città particolare, sappiamo che esiste intorno al Campidoglio una enorme oppure tante lobby grandi di potere che gestiscono situazioni in cui transitano moltissimi soldi, cioè moltissimo denaro pubblico. Sto parlando appunto dei rifiuti, della gestione dell'immigrazione, di tutta la manutenzione stradale. Cioè, Roma è una città che ogni giorno spende tanti soldi e questi soldi ovviamente fanno gola. Per cui è chiaro che intorno al Campidoglio si crea un'attenzione particolare, diciamo così, proprio di alcuni sistemi di potere. Nel momento in cui sono andati al potere i 5 Stelle, duri e puri, no? Fin dall'inizio, così si pensava, è chiaro che quelli che i grillini chiamano poteri forti hanno reagito in qualche modo. E come si reagisce di fronte a una cosa del genere? Con le campagne mediatiche. Intanto con i quotidiani a disposizione di alcune di queste lobby, per esempio i costruttori edili, che a Roma sono una potenza incredibile, ahimè non solo a Roma, ma insomma a Roma in particolare, e quindi con tutto il network del gruppo Caltagirone, tanto per non fare nomi, e poi con una parte della stampa che è più incline, più vicina in questo momento al Presidente del Consiglio. Ed è chiaro che se tu togli questi giornali, che sono i giornali principali, no? Soprattutto nel panorama romano, mi riferisco a Messaggero, Corriere, Repubblica, in particolare Il Tempo, crei un problema alla giunta. Anche l'ultima parte del governo Marino aveva visto questo accanimento, proprio perché su quei famosi scontrini ogni giorno uscivano articoli di stampa che davano addosso al sindaco. Ora, tu insomma, mi conosci abbastanza per sapere che il giornalismo, io penso che il giornalismo debba essere un cane da guardia tutti i giorni, non debba avere padroni e debba battere lì dove ci sono delle falde nel sistema. Questo è il ruolo del giornalista. È chiaro che però il non avere padroni deve valere per tutti e quindi io non posso dar retta al mio editore nel momento in cui il mio editore è contro la giunta. O meglio, io devo farlo perché mi paga lo stipendio, però è chiaro che c'è un accanimento mediatico a quel punto che non si sarebbe manifestato se in Campidoglio, nell'aula Giulio Cesare, fosse salito per esempio Roberto Giachetti, che era lo sfidante della sindaca al ballottaggio, non era lo sfidante del PD. C'è stato, probabilmente continuerà a esserci nei prossimi mesi. Io credo che i grillini prenderanno questo accanimento come forse uno stimolo ulteriore, credo. Io me lo auguro e me lo auguro da cittadina di Roma prima ancora che da giornalista. Certo, bisogna vigilare sempre, lo stiamo facendo tutti, ognuno a modo suo, però è chiaro che adesso, come dire, i fatti dovrebbero sostituire le parole, no? Se domani i romani si svegliano e trovano l'asfalto delle strade a posto e non più i rifiuti in mezzo alla strada, allora quelle parole cominciano
le parole anche dei giornali, le parole pesanti, cominciano ad avere meno significato per tutti. Sarebbe l'augurio veramente per questa città, non per la giunta, ma per questa città, perché questa città si merita di essere trattata meglio. Un augurio che noi estenderemo all'intera nazione, visto il momento che stiamo vivendo. Nel frattempo diamo il benvenuto a Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000, collegato con noi. Ciao Giorgio, grazie per essere qui con noi. Buonasera, buonasera a tutti voi, grazie a voi. Grazie davvero, sappiamo dei tuoi tanti impegni, per cui conosciamo l'importanza del tuo intervento. Perdonami Giorgio, devo passare un istante la linea a Marco perché aveva una domanda per Silvia. Prego Marco. Allora, intanto buonasera. La domanda che mi è sorta, con Alberto Lubrano, la domanda nasce spontanea. Quando diciamo, abbiamo visto la Raggi candidata per Movimento 5 Stelle alle, diciamo, le comunali di Roma, e allo stesso tempo c'era Chiara Appendino a Torino, tra le altre cose Chiara Appendino aveva a che fare con la prosecuzione di un lavoro iniziato da un concorrente, sostanzialmente Piero Fassino, che era PD e che lo è tuttora sostanzialmente. Quello che mi viene da pensare quando confronto le due situazioni, anche se in realtà la situazione di Roma è molto peggiore rispetto a quella di Torino, proprio diciamo, a livello proprio di nascita della situazione stessa e anche di estrazione dei problemi, ecco, Chiara Appendino aveva già presentato la giunta prima ancora praticamente di essere eletta, cioè l'aveva già presentata quando si è candidata, aveva già le idee chiare, sapeva già dove andare a toccare. Mentre la Raggi ha dato come l'impressione di essere aperta, come non ci credesse neanche la fino in fondo, e quindi non contava, così è sembrato più persone sulla riuscita dei grillini proprio in Roma. Allora, lei da romana e da giornalista impegnata e professionista, che cosa pensa di questa, diciamo, di questa questione? Guarda, io credo che le due realtà non siano minimamente paragonabili, intanto perché Roma e Torino sono due città, come diceva lei, completamente diverse. Torino ha una tradizione di buon governo negli anni, che può essere più o meno buono, ma sempre buono in qualche modo rimane, e i torinesi non sono i romani, per cui sono abituati anche a standard di vita, di qualità della vita molto più alti. Roma è una città che, come dicevo prima, viene da 20 anni o comunque da molti anni di via via abbandono, e le due donne sono donne completamente diverse per formazione politica, per formazione culturale e professionale precedente. Chiara Appendino aveva le idee molto chiare e continua ad avere le idee molto chiare, ma Chiara Appendino ha una storia che è diversa da quella di Virginia Raggi. Io credo che a Roma in qualche modo siano scattate due questioni. Una è che insomma, il voto dei romani, come dire, è sempre un po' strano, no? Per cui noi, io mi ricordo le riunioni di redazione prima del voto, e fra di noi si dava per certa la vittoria dei grillini, fra di noi ma anche nelle altre redazioni, anche, come dicevo, per strada. Però è un po', come dire, no? Non voglio crederci fino a quando non ce l'ho, anche perché la conquista di Roma da parte del Movimento 5 Stelle è stata, da un punto di vista mediatico, una vittoria senza precedenti, perché vincere nella capitale vuol dire vincere nel paese al passaggio successivo. E quindi da questo punto di vista un po' è stata una forma, forse, passatemi il termine, scaramantica, no? Certo è che dall'altro punto di vista è stata forse un peccare di ingenuità da parte di Virginia Raggi, nel senso che circolavano tanti nomi prima del voto, si parlava di molte persone, ma proprio per rispondere ai criteri di cui parlavo prima, cioè il regolamento interno dei 5 Stelle, la scelta non era facile, soprattutto in una capitale che ha visto troppe volte tecnici scambiati per politici e politici scambiati per tecnici. Non era sicuramente una scelta facile, e in questo io credo che lei abbia commesso un errore da un punto di vista politico, perché quantomeno, anche se non voleva raccontarla, non voleva dirlo prima, avrebbe dovuto avere una squadra
pronta immediatamente all'attivo dal giorno successivo alle elezioni, ma soprattutto una squadra inattaccabile, cioè con persone dal curriculum vitae talmente specchiato che nessuno avrebbe potuto dire nulla. Questo probabilmente è stato un suo errore, ma è un errore che ha pagato, che sta pagando e che ahimè stanno pagando i romani, proprio perché quello che adesso si comincia a fare probabilmente si sarebbe potuto fare prima. Se ne parlate con la Raggi vi dice no, perché io ho cominciato a lavorare dall'inizio e molte cose ho cercato di sbloccarle dall'inizio. Poi ripeto, non è facile governare Roma, non è facile andare contro un sistema di potere che ha talmente tanto messo le mani sul comune, sulle le aziende partecipate, su tutti i soldi che ruotano intorno, che nel momento in cui si va a toccare uno di questi nervi scoperti, e allora eccolo lì che partono le truppe d'assalto per andare in qualche modo a ledere e a rovinare il lavoro che si sta facendo. Quindi io non invidio Virginia Raggi, io credo che insomma, io non so se lei tornando indietro rifarebbe tutto quello che ha fatto, perché sicuramente non sta passando una vita facile, non saranno 5 anni semplici né per lei né per la giunta. Speriamo, ribadisco, che trovi la forza, il coraggio e la volontà di andare avanti e che i romani abbiano finalmente il diritto a vivere una vita migliore di quella che viviamo tutti i giorni. È un augurio che stendiamo, ripeto, a tutta la nazione, perché la situazione di Roma è lo specchio della nazione in questo momento. Ringraziamo Silvia Donghia per la sua partecipazione. Buon lavoro Silvia a te e a tutta la redazione del Fatto, e risentirci presto naturalmente. Grazie Antonella, grazie a tutti voi, buon ascolto a tutti e buon lavoro. Grazie Silvia, a presto. Bene, torniamo in diretta con Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000. E grazie ancora Giorgio per essere qui con noi, e ci ritroviamo purtroppo per parlare di qualcosa che è sempre attenzionato da parte nostra, soprattutto da parte della redazione di Antimafia 2000. Parliamo delle nuove intercettazioni che hanno alzato il livello d'allerta attorno a Nino Di Matteo. Giorgio? Sì, sono qua. Eccoci. Sì, ci sentiamo bene. Allora Giorgio, di qualche giorno fa appunto la notizia di nuove intercettazioni che confermano, qualora fosse ancora necessario, il pericolo che corre Nino Di Matteo. Intercettazioni che parlano di un attentato che può essere messo in atto sia al Circolo Tennis a Palermo, come in qualunque altro luogo della città. Voi siete lì, siete in trincea, siete in prima linea. Che aria si respira, Giorgio? Qual è la situazione? Sì, Antonella, tanto buonasera a tutti. La situazione che si respira è molto grave, di tensione, forte tensione e anche ansia, perché perlomeno per quelli che sono coscienti di quello che sta succedendo, la città dorme come fosse drogata, oppiata, quindi non si accorge di nulla, tranne una parte della società civile, grazie a Dio abbastanza forte, di tante associazioni, non solo la nostra testata Antimafia 2000, ma soprattutto associazioni di volontariato, Agende Rosse, Scorta Civica, Dio Pizzo, Libera e tanti altri che adesso non ricordo, ma ce ne sono tanti. Questi centinaio, forse qualche migliaio di persone, che non è poco certamente, ma non è la città dorme, la Sicilia dorme, l'Italia è indifferente, malgrado il Fatto Quotidiano ha dato la prima pagina su queste nuove minacce, che non sono nuove e non sono nemmeno minacce, è una condanna a morte conclamata dalla mafia siciliana, apparentemente dalla mafia siciliana, ai danni del pubblico ministero, il magistrato Nino Di Matteo e certamente tutta la scorta di quei giovani uomini e donne che lo scortano. Sono una scorta di altissimo livello, non possiamo dire nulla, con apparati elettronici sofisticatissimi per controllare se nelle strade o nei palazzi ci sono delle bombe, prevenirle, intercettarle,
uomini armati fino ai denti, e il reparto speciale dei carabinieri del GIS che scorta i capi di Stato, e quindi la scorta è molto forte. Malgrado ciò, è successo che il procuratore capo di Palermo, Franco Lovoi, ha scritto al Consiglio Superiore della Magistratura spiegando che nuove indagini, questo è trapelato, ma ormai è, non è stato smentito, quindi è notizia certa, e noi abbiamo pubblicato con i nostri commenti che intercettazioni microspie all'interno delle macchine di una macchina di un noto mafioso palermitano, questo personaggio rimproverava seriamente la moglie, perché dicendo che la mamma, la suocera, la nonna di questa bambina bimbetta che questo mafioso ha avuto dalla moglie, frequentasse il circolo tennis di Palermo, uno dei circoli tennis, e gridando gli ha detto: tu ma che stai facendo, fai portare la bambina lì dove ci va il giudice Di Matteo, a quello lo devono ammazzare, quindi non è che ci succede qualcosa alla bambina, poi io a tua madre che gli faccio. Quindi erano un discorso assolutamente sincero, un discorso che non aveva idea il mafioso che era captato da microspie, che non era una farsa. E quindi, se questo mafioso, tra l'altro non un delinquente, un rapinatore, un mafioso che ha notizie fresche all'interno della mafia, questo ha allarmato giustamente e la procura di Palermo, il capo, dicendo al CSM che cosa bisogna fare. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha convocato Nino Di Matteo e gli ha detto che loro sono propensi a trasferirlo alla Direzione Nazionale Antimafia, incarico che Nino Di Matteo ha chiesto diverse volte e gliel'hanno bocciato, con la motivazione di emergenza. È una motivazione che il Consiglio Superiore della Magistratura può usare in casi gravissimi come questo, però la legge prevede che non può, anche se il Consiglio supererebbe questa legge, diciamo, con un escamotage, incarichi direttivi non si possono dare per i trasferimenti di emergenza. Quindi, ma sembra, ma è una notizia che non è confermata, ma non è stata nemmeno smentita, quindi sembra vera, che il giudice Di Matteo abbia risposto che lui sì, vuole andare alla Direzione Nazionale Antimafia, ma per meriti, non per problemi di sicurezza. Se così ha risposto, mi sembra una risposta credo assolutamente giusta, e dà il valore al magistrato rispettoso delle istituzioni e delle regole che caratterizza l'uomo Di Matteo, il rispetto della legge, tant'è vero che tanto rispetta la legge Di Matteo che non guarda in faccia a nessuno con questo processo trattativa mafia-stato, affiancato dai suoi colleghi Tartaglia, Teresi e del bene, e quindi il pericolo è forte. Si tratta di tritolo, quel tritolo che la mafia ha comprato dall''Ndrangheta, quindi non è solo Cosa Nostra interessata all'eliminazione del giudice Di Matteo. E poi, da una storia abbastanza lunga che noi abbiamo seguito in questi ultimi 2-3 anni, l'ordine arriva dal boss, super boss latitante Matteo Messina Denaro, il quale spiegava ai suoi compagni e fraterni di Palermo che questo attentato bisogna farlo perché ci viene chiesto da uomini potenti, quindi si tratta di una cosa molto forte, molto mostruosa, direi. C'entra lo Stato italiano, uomini di Stato italiano, uomini potenti italiani che vogliono eliminare questo magistrato. Bisogna capire perché lui, perché ora, ecco, perché lui, perché ora. Spero prossimamente che voi ci seguiate, non ci lasciate soli, cercherò di scriverlo, cercheremo di spiegarlo. Abbiamo delle tracce molto forti, molto certe, che mi sto riservando di scriverla al momento opportuno, dimostrandolo non con teorie e nemmeno superstizione, che c'è un movente molto forte, anche logico,
dal punto di vista della perversione criminale e politica, del perché Di Matteo deve essere eliminato, perché lui, perché ora. Non è solo il processo Stato Mafia che fa paura a chi vuole uccidere Di Matteo, c'è dell'altro. Fa paura che questo magistrato possa andare avanti nel toccare quelle fila di alta tensione che sono il vero potere di Cosa Nostra. Le organizzazioni criminali, ricordatevelo sempre, hanno un doppio potere: il potere del denaro, decine di miliardi in traffico di droga, quindi sono delle multinazionali ricchissime, e il secondo potere è quello che poi dà forza a loro, è il legame con la politica, con uomini potenti dello Stato italiano. Certamente non tutto lo Stato è coinvolto, ma uomini potenti dell'alta finanza, dell'imprenditoria e dello Stato italiano, quindi della politica, sono ancora lì, e sono quelli che magari non si vedono in televisione tutti i giorni, ma che hanno mosso quelle pedine da 20-30 anni e che hanno nelle mani il nostro paese. Silvio Berlusconi è diventato ormai il capro espiatorio di questa faccenda. Lui, sappiamo i legami con la mafia, i legami con Dell'Utri, ma lui non è solo lui, ci sono personaggi ancora forse più potenti di lui dietro. Certo, noi stiamo seguendo questa pista, cercheremo di dimostrare. Voglio solo dirvi che state attenti alla politica, a quello che succede dentro il Parlamento con questa nuova forza politica di giovani, e che da lì nasce l'ostacolo che i potenti conservatori fascisti nazisti non vogliono nessun cambiamento, e quindi mettere delle bombe oggi uccidendo un magistrato valoroso che è diventato il simbolo della magistratura, ricordando Falcone e Borsellino, mettere delle bombe oggi per evitare nuovi cambiamenti, elezioni con nuovi eletti, la metodologia è la stessa, si chiama strategia della tensione. Oggi non ci sono terroristi, grazie a Dio l'ISIS in Italia non ha fatto molte vittime, anzi quasi nessuna. Non ci sono le Brigate Rosse, non ci sono il nucleo armato rivoluzionario, non ci sono terroristi, e quindi mettere delle bombe, dare la colpa alle Brigate Rosse non sta in piedi. Ma mettere una bomba, uccidere Di Matteo e dare la colpa alla mafia è fattibile per evitare che nel nostro paese possa soffiare un vento di cambiamento positivo. Quindi dobbiamo studiare se questa pista è logica, per me è assolutamente logica, per capire perché insistono, perché ce l'hanno con questo magistrato che lo vogliono morto a tutti i costi. Questo è il problema. Noi, nostro piccolo, cerchiamo di stare vicino a lui, a quelli come lui, altri magistrati, purtroppo non tantissimi, che sono come Di Matteo, anche a Reggio Calabria e in altre procure d'Italia, non sono molti, ma ci sono. Certamente Di Matteo è il simbolo di questi magistrati apolitici, apartitici, che guardano solo la legge e che difendono i deboli e cercano di smascherare i potenti criminali. Ecco Giorgio, queste due considerazioni hanno anticipato di fatti la prossima domanda che ti avrei posto, cioè perché Nino Di Matteo, perché adesso, soprattutto perché in questo particolarissimo momento del nostro paese viene progettato e viene si tenta perlomeno di mettere in atto un gesto così eclatante, si tornerebbe indietro, si tornerebbe agli attentati che ci sono stati negli anni 90, quando davvero si viveva un momento di grande tensione e di grande terrore. Ora, attorno a Nino Di Matteo e al processo trattativa Stato Mafia è stato creato il silenzio più assoluto. Mi ha stupita, difatti, devo dirti,
l'aver ascoltato questa notizia ieri in TV al TG1, perché di solito sono notizie che non vengono fornite ai cittadini e agli ascoltatori, proprio No, perché, perché no, ecco. Antonella, perché vedi, noi seguiamo il processo trattativa Stato-mafia tutti i giorni. Siamo tra i pochi A farlo. giornalisti in tutta Italia, a volte vediamo colleghi anche di grosse testate, a volte, ma noi lo seguiamo tutti i giorni, cioè nei giorni stabiliti dal Presidente del Tribunale, quei 2 o 3 giorni alla settimana. Ecco, un processo Stato-mafia dovrebbe essere, a nostro giudizio, ripreso in diretta su Rai 1 ogni volta che c'è l'udienza e farlo ascoltare e vedere a tutti i cittadini italiani, perché l'importanza che ha il processo non è il testimone Ciancimino o il pentito solo che parla. L'importanza che ha il processo è che stanno sfilando da mesi, sfilano nel banco dei testimoni, uomini di Stato, funzionari dell'esercito, dei ministeri, dei carabinieri, della polizia, segretari di Stato, ex ministri, ex leader di partito, cioè il potere che uomini che hanno avuto nelle mani il potere dello Stato italiano 20-30 anni fa, tra i più importanti sono stati, e chi non è potuto venire come l'ex Presidente della Repubblica Ciampi, che è passato a miglior vita, adesso ha testimoniato da casa, raccontando delle cose che veramente tutti i giovani delle scuole dovrebbero ascoltare, delle cose che Di Matteo e gli altri magistrati hanno strappato loro dalla bocca. Molti altri hanno fatto delle figure veramente da farsa, da pagliacci, perché non ricordavano bene, non c'ero, stavo male. E a volte abbiamo riso in aula quando il presidente si è arrabbiato dicendo: ma scusi, c'era stata la strage di Via D'Amelio, di Borsellino, e lei in quel giorno stava facendo altro. Sì, perché non era nell'ordine del giorno, ma vi rendete conto quando un ex presidente del Consiglio, un ex leader dei partiti più importanti italiani rispondono a Di Matteo: ah, ma io quel giorno avevo da fare e al Parlamento abbiamo discusso d'altro. Questo dovrebbe fare ridere tutti gli scolari e mettere la faccia di questi uomini potenti dipinta da pagliaccio in tutte le strade d'Italia. Abbiamo visto sfilare personaggi come per esempio Claudio Martelli, un ministro potentissimo che ha raccontato quello che per la verità è stata ottima la sua testimonianza. Ha detto: mi hanno fatto fuori in quel momento, che lui era appoggiato da Giovanni Falcone, la massoneria e la loggia P2 e la mafia. Un ministro non aveva mai detto una cosa del genere, l'ha detto di fronte a Di Matteo in tribunale: mi hanno fatto fuori la mafia e la massoneria che si scambiavano favori. Ora, come mai questo non interessa a Rai 1, non interessa al Presidente della Repubblica, non interessa a tutto il potere italiano? Perché Di Matteo fa queste domande? E perché a volte ottiene delle risposte in aula. Significa che questo magistrato è fuori dal sistema e quindi o deve essere zittito, ridicolizzato, oppure deve essere ucciso. È la prassi. Antonella, tu hai detto bene, stiamo ritornando indietro. Io direi: stiamo andando avanti sempre nello stesso metodo. Non stiamo andando indietro, stiamo andando avanti nello stesso metodo criminale, mafioso, assassino che caratterizza il potere dello Stato italiano da 150 anni. Questa è la verità e purtroppo la diciamo solo noi poveri, disgraziati, straccioni giornalisti. I grandi giornali, le grandi firme, a parte una, il grande giornalista Saverio Lodato, che leggetevi l'articolo stasera su Antimafia 2000, che è l'unico dei grandi giornalisti
che dà la faccia e dice la verità. I suoi grandi, le sue grandi, i colleghi di Lodato, grandi firme come lui, parlano di presunta, forse, ma vediamo, perché hanno dietro delle testate editori che, ai quali non interessa sapere la verità sulla storia criminale del nostro paese. E il Fatto Quotidiano, che è un giornale, diciamo, diretto da Marco Travaglio, che è un grande giornalista, però purtroppo non è il Corriere della Sera, ma fa la sua battaglia, e di questo ne siamo grati, che almeno un giornale nazionale, quello di Marco Travaglio, dà la faccia e cerca di dire la verità con giornalisti molto bravi e molto seri. Giorgio, in un'intervista fatta da Mattias Guffanti e pubblicata su Antimafia 2000, Nino Di Matteo dice chiaramente, come ha ribadito più volte, che se non si decidono i rapporti tra mafia, politica e potere, la stessa mafia non verrà mai sconfitta. Rispetto alla lotta... Sì, scusa. No, dimmi. Giorgio? Pronto? Sì, mi senti? Giorgio? Sì. Eccomi. Ma questo lo dicono tutti i magistrati, anche i politici. Nino Di Matteo è l'unico che ha il coraggio di cercarli, scovarli e smascherarli. Gli altri fanno il retorico. Ti chiedo, secondo te, dal tuo osservatorio, ecco, con questa classe politica che vuole affermarsi come rinnovatrice, come portatrice di ecco, uno snellimento dello Stato, uno snellimento della burocrazia. Noi sappiamo la burocrazia quanto comodo faccia alla mafia. Può recidere questi rapporti, o è soltanto l'ennesimo fumo negli occhi questo? Ma non lo so a cosa ti riferisci. Parli del 5 Stelle, del PD, no? Parlo di questa classe politica. Abbiamo un Presidente del Consiglio che sta proponendo un referendum costituzionale che a suo dire dovrebbe diminuire i costi della politica, facilitare l'approvazione delle leggi, ma in realtà non ci sembra che le cose... No, questa è una grande farsa, non è così. Esattamente. Vogliono abolire la Costituzione, in due parole, perché è molto lungo. Comunque, ieri nel Fatto Quotidiano c'era un catalogo di risposte che io vi invito a leggere. In sostanza vogliono gambizzare la Costituzione per dare più forza al Presidente del Consiglio, meno forza all'indipendenza della magistratura, e quindi trasformare il Parlamento, che fino a, con tutti i difetti e con tutti i limiti, e certamente ci sono delle cose da riformare, trasformarlo in una aula di scendiletto che dicono sempre sì al dittatore di turno, una dittatura mascherata, un'autorità che mette bavaglio alla magistratura, mette bavaglio ai cittadini. Votate, se votiamo sì vi renderete conto che non siamo lontani dall'epoca di Mussolini di nuovo. Un ascoltatore in chat, Giorgio, dice che le spiegazioni che dai sono interessantissime e le altre radio nazionali non danno mai. Mi sembrava Ma se le radio nazionali sono al servizio di Mussolini, non possono dare notizie alternative, devono dare le notizie di Mussolini. Adesso pure, non so se avete letto, adesso pure le nomine dei professori di scuola, forse anche dei medici, mi perdoni il dottore, le farà il Presidente del Consiglio. Se non è dittatura questa, non lo so, come la dobbiamo chiamare? Ah, infatti ritengo, credo, e non solo io, insomma, anche gli ascoltatori che ci seguono, che questa sia una riforma che va in un senso solo, e dovrebbe essere preoccupante la sua applicazione. Credo che ci sia, Giorgio, Marco Grilli che ti vuole porre una domanda. Sì, prego. L'ultima domanda, perché poi vi devo lasciare. Sì, va bene. Giorgio, buonasera intanto. Ciao Marco, caro. Ciao. Senti, una domanda che mi nasce, anche questa spontanea, ma molti si sono interrogati sul ruolo del presidente Mattarella come presidente del CSM, anche riguardo guarda caro, mi hai fatto una domanda che ti do una risposta. Oggi Lodato ha scritto in esclusiva per Antimafia 2000 questo articolo.
Sergio Mattarella a Nino Di Matteo: vai via da Palermo. Quindi ti lascio immaginare che cosa pensiamo noi, scrive Lodato, e quindi noi pubblichiamo d'accordo con il suo editoriale, che Mattarella, come presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, sicuramente ha approvato quello che il Consiglio sta decidendo, di cacciare Di Matteo da Palermo. Invece di dire, quindi ci sorprende, ci lascia perplessi, spero che smentisca, perché la situazione è molto grave. Se prima avevamo un napoletano che straparlava, che faceva e sfaceva quello che voleva al Parlamento, al Senato, con i giornali, insomma era il comandante in capo, adesso abbiamo un presidente muto che sussurra, parla, sospira e non dice niente. Giorgio, quale pensi che sarà la decisione di Di Matteo? Non lo so, cara, non lo so. Io mi permetto di dire che ho certezza che sta riflettendo. Eh sì, è una situazione molto difficile la sua. Ricordiamo che il magistrato più scortato d'Italia, il suo ruolo impone la privazione di ogni... Ho letto che pare... non so se è vera la notizia, che vuole rimanere, cioè io posso dire da giornalista, la situazione ideale secondo noi per Di Matteo sarebbe la Procura Nazionale Antimafia e l'applicazione al processo trattativo, cioè lui viene trasferito ma finché finisce il processo conduce le indagini e lo porta a termine. Questo secondo me sarebbe una soluzione che lo Stato italiano dovrebbe dare. Lo Stato italiano dovrebbe dire: ti lasciamo a Palermo e l'attenzione su di te lo Stato la tiene alta, ma ti trasferiamo a Roma formalmente, ma finisci il processo e poi fai le tue indagini a Roma. Questo uno Stato decente dovrebbe proporre a Di Matteo. Uno Stato mafia come il nostro cerca escamotage per toglierselo dai coglioni. Esattamente. Scusate la parola, ma ci sta, credo che ci sta tutta. È esattamente questa la sensazione, è esattamente questa. Noi attendiamo, Giorgio, di leggere quanto prima il tuo articolo, perché penso che all'interno troveremo tutte le risposte. Il mio articolo dovete aspettare, intanto leggete Lodato, Baldo, Pettinari, che hanno scritto questi giornalisti. A capo Saverio Lodato, che è un maestro del giornalismo, hanno scritto dei pezzi straordinari che io sottoscrivo totalmente. Assolutamente, e anche Miriam Cucco, ho visto che ha pubblicato. Miriam Cucco, e certo la redazione antimafia sta facendo notizie su questo argomento, che purtroppo non avrei mai voluto, ma è la notizia del giorno. Noi, Giorgio, naturalmente continueremo a seguire e ovviamente non vi lasceremo mai da soli, perché grazie, siamo parte, grazie. Siamo un abbraccio, parte... un abbraccio. Ciao. Grazie, ciao, ciao, grazie, ciao. E buon lavoro a tutti. Bene, torniamo nel nostro studio virtuale con Marco Grilli, che spero possa darci qualche informazione rispetto ad un'altra notizia che ho captato questa mattina quasi per caso. Marco, non so se sei riuscito a farlo anche tu, dichiarazioni, cambiando completamente argomento naturalmente, dichiarazioni abbastanza preoccupanti, devo dire, fatte da Putin, il quale invitava il popolo a fare provviste, approvvigionamenti, in vista di inasprimenti dei rapporti col mondo occidentale. A questo andiamo ad aggiungere anche l'annullamento dell'incontro che avrebbe dovuto tenersi con Hollande, e la situazione assume dei contorni abbastanza inquietanti, Marco. Io non voglio fare il pessimista, nel senso che lui è un uomo estremamente misurato, raramente si abbandona a proclami, slogan, è uno che sta zitto e agisce. Come ho detto un milione di volte, non posso chiaramente dire di conoscerlo perché non sarebbe vero, ma diciamo che imparando a leggere nelle sue mosse, per quel che posso anche, diciamo, ricavare dalla mia documentazione e dalle informazioni che mi arrivano
da chi, diciamo, riesce ad arrivargli anche più vicino, in un certo senso lo conosce da più tempo, diciamo che continua a reputarlo un grandissimo giocatore di scacchi, e lui sta cominciando a posizionare le proprie pedine, e in questo momento non vorrei che assumesse anche quella veste agli occhi di qualcuno del giocatore di poker che gioca un pochettino al buio, cioè cerca di alzare un pochettino la posta per vedere dall'altra parte come reagiscano gli altri giocatori presenti al tavolo. Adesso mi sono preso la briga di andare a controllare un sito che è comunque un riferimento da un certo punto di vista per quanto riguarda le notizie su Russia e ambienti correlati, e vedevo per esempio nella rubrica punti di vista, dice: la Russia e la Cina stanno formando un tandem in Siria. Ora, la Cina è quello che in termini di marketing si potrebbe definire un player strategico, per non dire anche fondamentale a livello mondiale. Primo, perché che se ne dica, l'economia della Cina è ancora fiorente, sono, come dire, pubblicati dati di decrescita del PIL, ma non di decrescita del sistema economico cinese. Faccio anche notare che i furboni hanno raddoppiato la borsa valori, nel senso che hanno creato due borse valori all'interno dello stesso territorio, oltre a quella di Hong Kong, tra parentesi, che è un territorio di confine. Quando sono stato mi ha colpito molto il fatto che Hong Kong sia effettivamente tornata in un certo senso alla Cina, ma di fatto non sia ancora ritenuto un territorio cinese, perché c'è ancora la barriera tra la Cina, diciamo, continentale e Hong Kong. Infatti c'è una distinzione, parla di mainland China e Hong Kong, quindi di fatto sono ancora due realtà che viaggiano non proprio all'unisono, sono molto vicine. Ci passano i controlli doganali da una parte all'altra, e se Hong Kong fosse effettivamente tornata alla Cina, così non sarebbe, tanto per fare un piccolo esempio. Ci sono città di confine che si stanno sviluppando, ma soprattutto si sta sviluppando anche l'armamento e l'esercito cinese, e il lavoro con i russi continua a essere comunque un lavoro di intese, che si possa dire. La Cina guarda molto spesso alla Russia, tanto quanto la Russia continua a guardare alla Cina, anche perché poi abbiamo un pazzerello lì vicino che si diverte a provare le armi nucleari, quindi diciamo che la situazione su scala mondiale non è legata unicamente alla Russia con gli Stati Uniti. Detto questo, c'è un'altra notizia che ci dice che in Serbia stanno iniziando le esercitazioni militari aeree congiunte con la Russia. Ora, faccio presente che la Serbia sia nella ex praticamente Jugoslavia, ed è sostanzialmente anche quella una terra di confine posizionata strategicamente all'interno del territorio, diciamo, paneuropeo, se vogliamo chiamarlo così. Quindi la Russia non sta a guardare quando gli Stati Uniti corteggiano il Montenegro o corteggiano la Croazia e la Slovenia, piuttosto che cercano di piazzarsi in Turchia, dove peraltro abbiamo un pazzoide che gioca al rialzo per il suo ruolo, per cui un giorno va con gli Stati Uniti e con la NATO, un giorno va con la Russia, o gli piacerebbe probabilmente. Quindi non credo che effettivamente in questo momento, per quanto il pericolo di una guerra mondiale incomba, corriamo ancora il rischio che domani mattina si possa saltare in aria. Torno a ripetere, il senso di quello che ha detto Putin, secondo me, o che pare abbia dichiarato, va più probabilmente nella strategia diciamo economico-sociale di preservazione del proprio paese, perché le sanzioni da parte di paesi stranieri potrebbero inasprirsi ulteriormente, il che condannerebbe la Russia per certi versi a una sorta di isolamento, chiamiamolo così, economico-commerciale. Esatto, economico-commerciale e anche agroalimentare, già che
già succede ora che sostanzialmente molti imprenditori non possono più commerciare con la Russia anche per quanto riguarda determinati generi alimentari che loro non sono in grado di produrre o che non sono mai stati abituati a prodursi da soli. Però un conto per loro è rinunciare al parmigiano reggiano, al grana padano, un conto è parlare di gran turco che loro comunque, che io sappia, hanno ancora in abbondanza, anche se si maligna sia abbastanza infestato da tutte le esalazioni che ancora continua a essere, come dire, il lascito di Chernobyl. Ma questo è un fattore relativo, perché io non credo che in giro nel mondo tutti quanti possano mangiare sano, viste le tendenze attuali. La sofisticazione alimentare è comunque purtroppo appannaggio di tutti i paesi, chi più chi meno. E qui entrano in ballo anche i nostri amici Stati Uniti, amici per modo di dire, perché sono dei partner estremamente scomodi, per non dire che hanno la tendenza a colonizzare e a considerarci come una colonia. Io non credo che, nonostante tutte le pressioni interne delle lobby delle armi e anche di altri politicanti più o meno convinti che sia necessario aggredire per non essere aggrediti, fin tanto che ci sarà Obama ci saranno questi pericoli, nonostante anche lui, premio Nobel per la pace quanto mai sprecato, si sia fatto convincere, tra le altre cose, da quella che dovrebbe essere la candidata tra i due in corsa per le presidenziali USA, più come dire, democratica e più soft rispetto all'altro. Torno a ribadire il concetto: mentre Trump ha parlato di chiusura degli Stati Uniti, dei propri confini a chiunque venga dall'esterno, e quindi una sorta di preservazione nazionalista, mettiamola così, la Clinton ragiona in termini diversi, già che si vocifera sia stata lei a convincere Obama a fare determinati passi dal punto di vista militare strategico e quindi a spingersi in avventure militari in territorio straniero. Questo è quello che penso io, però sai, non sono in mente dei, come direbbe qualcuno, per cui tutto è possibile. È anche vero che tempo addietro si vociferava, o meglio, si era gridata allarme, perché la Merkel aveva detto ai tedeschi: fate rifornimento di cibo, di acqua, perché potrebbe succedere qualcosa. Questo era il concetto che avevano fatto passare. Io non credo che facesse riferimento agli attentati a questa, a quella metropolitana, alle città, agli stadi, alle stazioni dei treni e via discorrendo. Io penso che facesse riferimento ad altro, ma perché lei è un'altra di quelli che riceve gli ordini da Washington, fondamentalmente. Punto, basta. Forse sì, via Londra. Diciamo che le dichiarazioni così difficilmente, appunto, si sentono arrivare da una persona come Putin, che solitamente ha tutt'altro atteggiamento. Quindi questa aperta dichiarazione di difficoltà nei rapporti con l'Occidente appariva come un qualcosa di inusuale, per cui ha sicuramente attirato l'attenzione. Comunque quella che tu proponi è senz'altro una chiave di lettura di cui tener conto. Vedremo adesso nei prossimi giorni, nelle prossime ore anche, che cosa accadrà. Evidentemente ci saranno degli sviluppi, ci saranno degli approfondimenti, per cui ti chiederemo sicuramente il prossimo mercoledì di relazionare, pertanto studia. Ultimissima cosa è che, qua ho paura che poi vi farò sforare tanto per cambiare, la stessa considerazione che ha fatto lui potrebbe essere letta anche in un'altra maniera, cioè: signori, se voi al di fuori della Russia potete fare a meno di noi, sappiate che anche noi possiamo fare a meno di voi. Siccome loro hanno praticamente tutte le risorse minerali e naturali che si possano desiderare, passando per petrolio e gas in abbondanza, comunque, io credo che siamo più noi altri a dover temere un isolamento della Russia. E ricordiamo la storia che ci dice che ogni volta che qualcuno ha provato a fare il galletto in territorio russo, ci ha lasciato le penne. Ah,
io tra le altre cose, sì, possono essere lette anche in, in maniera inversa, come suol dirsi, si parla a suocera perché nuora intenda, e non sarebbe neanche tanto ballerina come ipotesi, visto l'atteggiamento che comunque si sta tenendo nei confronti della politica che Putin sta mettendo in atto. Ma rispetto, per esempio, ecco, dell'ultima domanda che ti pongo, considerato che sono le 19:32, considerati rispetto ai bombardamenti in Siria, sappiamo quante, quante critiche sono state mosse nei confronti di Putin. Continuo a sostenere che lui venga, come, come si suol dire, tirato per la calcetta, cioè stanno provando, lui non è uno stinco di santo, parliamoci chiaro, l'ho detto e lo ribadisco, non è sicuramente un cherubino in terra, anche se devo dire la verità, guardando le ultime interviste ho notato dei cambiamenti anche nel linguaggio del corpo e nella mimica facciale, si è come anche addolcito quando si rivolge alle persone, anche se in certi momenti assume ancora i tratti di quello che ha lo sguardo di ghiaccio, il che ti fa pensare che stia per sparare qualche strada abbastanza importante. Detto questo, lo stanno provocando in tutte le maniere possibili e immaginabili, ma torno anche a ribadire il concetto, è un grande stratega, è uno che viene fuori dal KGB e non può essere l'ultimo ingenuo di questo mondo, per cui prima di tirarlo a cimento, questo è una pazza tra le altre cose, è anche un judoka, per cui sa benissimo che se vuoi cercare di vincere un duello devi fare in modo di far scoprire l'avversario, ti lascio un po' di margine di presa, dopodiché appena hai provato ad allungare le mani un po' troppo ti capovolgo e uso il tuo stesso peso per capovolgerti, perché più sei grosso e più ti fai male quando cadi. Quindi attenzione a provocare quest'uomo, primo perché è intelligente, oltre che intelligente è pure furbo, e oltre che furbo è anche potentissimo, perché lui, a dispetto di altri sistemi, è uno che la mafia nel proprio territorio lo lascia sopravvivere, non la coltiva, ma i suoi interessi in questo. Questo nessuno lo dice mai, ma fondamentalmente lui è probabilmente l'uomo più ricco di Russia e non credo che con lo stipendio da presidente o da dignità sia riuscito a costruire una tale per quanto abbia investito benissimo, ed è in contatto tra le altre cose con i maggiori oligarchi russi, che significa che comunque come dire, mantiene ancora, oltre che grandissimo, con larghissimo consenso popolare, un controllo sull'economia della Russia, e questo non riesce a farlo neanche il ben amato presidente degli Stati Uniti, perché tanto comunque che se ne dica, gli Stati Uniti sono in bancarotta, punto, finita la storia, solo che sono bravissimi a vendere il loro fumo, perché sono molto, come dire, hollywoodiani le tendenze propagandistiche, ecco. Beh, ma qui entra come sempre in gioco il ruolo dell'informazione, per cui purtroppo, ecco, le notizie vanno scovate, vanno cercate, non possiamo avere un ruolo passivo anche in questo senso, perché comunque, ci piaccia o no, tutto questo influisce sulla nostra vita, considerato anche il ruolo a livello internazionale dell'Italia, per cui è sicuramente una situazione da seguire e da monitorare, per cui ecco, sono le 19:36, Marco, dobbiamo comunque rinviare il proseguo di questa conversazione al prossimo mercoledì con dei nuovi aggiornamenti, naturalmente. Io devo, credo, passare la linea a questo punto a Massimo Bonella per la rassegna stampa e per poi salutare i nostri ascoltatori. Massimo, ci sei? Sì, benissimo, riprendiamo qui da radiofaroveneto.it. Dunque, un breve sguardo, non ci sono innanzitutto aggiornamento di rilievo, vedo di dare uno sguardo alla nostra homepage di pianetaoggitv.net, ricordo c'è anche Radio Favaro Veneto
www.radiosaius.it del circuito Radio Saius. Dunque, a taglio primo c'è appunto l'articolo che ne avete fatto anche riferimento durante la trasmissione vostra, dal titolo Condanna a morte per Di Matteo, quel silenzio tra parentesi istituzionale colpevole di Lorenzo Baldo. Ecco, questo in collaborazione con la testata Antimafia 2000 di Palermo. Antimafia2000.com, 2000 scritto in lettere, è il sito internet. Dunque, a seguire la casa editrice che si chiama El Square di Venezia informa, cioè praticamente c'è stata una presentazione molto importante di un libro che si chiama, si intitola La fiaba di una città industriale, scritto da Italo Sbrogiò, ex sindacalista, scrittore, uno di quelli che ha veramente gettato il sangue nelle strade per la tutela dei diritti dei lavoratori negli anni 60 e anni 70. Ecco, adesso questo governo con colpi di penna sta cancellando tutti questi diritti. Sta questa nuova generazione che compone questi governi e tutte le massonerie che gli vanno dietro, praticamente stanno uccidendo i loro padri, il lavoro dei loro padri. Io credo che basti e avanzi, non occorre che vada ancora avanti a dare altre notizie, perché veramente siamo in un mare di M, si dovrebbe dire, diciamo, di tristezza. Alle 19.38 restituisco a te la linea, Antonella, noi ci sentiamo alle 22. Grazie a Massimo Bonella, corrispondente di pianetaoggitv.net da Venezia. Ti diamo appuntamento, sì, per Osservatorio Antimafia alle 22, sempre qui su Radio Saius. Grazie a Rosario Moreno per la regia centrale da Treviso, grazie a Ugo per l'assistenza da Modena, grazie a Marco Grilli dal Friuli Venezia Giulia, e diamo appuntamento. Un'ultimissimissimissima cosa, se posso approfittarne, volevo segnalare che il 22 alle 10 a Firenze, per Ettola, Firenze, alla Casa del Popolo, si terrà un'importantissima riunione del Comitato No Guerra Non Atto. Mi piacerebbe per l'appunto che fosse estremamente partecipata, e comunque mi fa piacere darne notizia. Magari se ci fosse la possibilità di un collegamento Skype, potremmo sempre mandarla in diretta. Potrei provare a mediare su questo aspetto e poi ci aggiorneremo. Ecco, molto interessante, perché potremmo anche appunto allacciare l'altra web radio, compresa anche la nuova Modena Noi, e quindi dare ampio risalto a questo. Scusami Antonella, che mi stavo dimenticando, ricordo per tutti coloro che ci stanno ascoltando nel Veneto, esclusivamente nel Veneto, per seguire Pianeta Oggi Reporter, il nostro settimanale che va in onda sul terrestre, ecco, vi invito a sintonizzarvi su Video Tele Carnia, frequenza è 690, poi dipende ovviamente da televisore a televisore, perché col digitale terrestre hanno creato un gran caos. Comunque ripeto, Video Tele Carnia 690 da Piancavallo, ogni mercoledì e sabato intorno alle 23, che potrebbe anche essere 22.50, 22.45, 23.10, ecco, intorno alle 23, diciamo, in terza serata. Grazie, scusate a te Antonella per la chiusura, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Grazie a Massimo Bonella, e io saluto tutti quanti coloro che ci hanno seguiti, vi do appuntamento alle 22 per Osservatorio Antimafia. Questa sera il nostro ospite sarà il professor Enzo Guidotto. Assieme a lui parleremo del collegamento, dell'intimo collegamento, vorrebbe dire ormai, tra mafia e finanza, mafia ed economia, dell'economia parallela, per meglio dire, che oramai la mafia ha creato. E, per cui vi diamo appuntamento alle 22 per seguire la diretta. Ringraziamo tutti quanti per averci seguito e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 18.30 su Radio Saius. Grazie a tutti e buona serata.